niente, raga, praticamente non posso fare lo show come dovrei farlo perché praticamente la polizia me lo sta impedendo, ragazzi. Me lo sta impedendo, però non è che mi impedisce di fare il mio show. Wadu! Zagete! Ragazzi, dovete stare tranquilli che il SIC è sempre qua. Non vi abbandona. E adesso tra un pochettino vi darò il numero del Brasile. Minchia, picciotte, che vi pensate che vi lasciamo da soli? Sono sempre qua. Dovete capire che il SIC è real, è più forte di tutti, non gliene frega un cazzo di nessuno. Non ha paura né di carcere e né di niente. Diventatevelo sempre, ho capito? Minchia, raga, manco fosse un criminale, oh. La multa di stasera, 400 euro, la prendo per voi perché a me non me ne frega un cazzo. La prendo per voi. Hai capito? Ho capito, cosce? Però questa sera il numero del Brasile ve lo do lo stesso davanti alla polizia perché non me ne frego un cazzo. Né di denunce né di un cazzo. Perché il SIC non ha paura di niente e di nessuno. U capiste? Avete capito che è Fabio Russo? Voi se non avete capito ancora, ve lo devo ricordare io. Eh? Perché il SIC le multe le ha pagate una volta e le paga tutte. E non gliene frega niente. Perché io reati non ne commetto più. Spaccio non ne commetto più. Ecco la terza pattuglia. La finanza, ci manca pure la finanza, guarda, pure la finanza ci manca. C'è la finanza, siamo a posto. Due pattuglie di polizia più la finanza. Va bene così. Aspettate ragazzi, eh. Io voglio dire una cosa brasiliana adesso. Brasi! Ma ti dico una cosa, ma che pensi che c'ho pure vedere il tuo numero? Lo do adesso il tuo numero, non me ne frega niente. Sono cazzi tuoi. Ma scusa una cosa. Grazie, raga, che la maschera non me la posso mettere, aspetta un attimo. Punta, questo è il mio show però. La maschera, cazzo, cioè fammela mettere. Dopo lo continuo. Ma sono qua, con la maschera. No, dopo lo continuo. Adesso finché. Ma appunto, scusa, mi hai visto già? C'è il controllo di polizia, per favore mi devi fare la cortesia di non indossare la maschera. Dopodiché, ma tanto mi hai visto in faccia? Non importa. Perché scusa non importa? Aspetta, è una questione di civiltà, è una questione di costume. Ma civiltà, ma mi stai a fare la multa? Pago la multa, posso fare il mio show con la maschera da Batman? Adesso, finché noi siamo presenti, nel rispetto che devi portarci, perché tu dici. Allora, ragazzi, allora, praticamente qua mi sta dicendo l'assistente che non posso. Però il numero di telefono del Brasile ve lo do lo stesso. Eccolo qua il numero del Brasile, ve lo do perché non me ne frega un cazzo. Vamma a denunciare, ho un fame. Ho un famone. Minchia raga, scappo! Scappo con le sbirre, raga! Scappo, raga! Il mio show è questo, ragazzi, perché il SIC è numero uno, ricordatevelo sempre! Ricordatevelo sempre, ricordatevelo, avete capito, sì? Batman? Batman? Faccio due flessioni, ragazzi! Vai, una e due. Una e due. Cioè, avete capito? Cioè, io capisco che voi mi odiate, ma cioè, mi chiamate pure la polizia? Eh? Ci tenete così tanto a chiamarmi gli sbirri? Eh? C'ho fanni dappertutto. Dappertutto! Ah! Cioè, praticamente non mi fanno muovere. Aspetta un attimo, raga. Aspetta un attimo. Appunto, devo firmare? Dobbiamo ancora terminare. Ok. Praticamente, cioè, vi rendete conto? Due pattuglie di polizia per un povero cittadino che si veste da Batman che vuole fare lo show con i suoi fan. Cioè, ma vi rendete conto, ragazzi? In che civiltà viviamo? Questa è la civiltà del paese italiano? No, raga, non ci sto più così. Non ci sto più, raga. Non ci sto più. Non ci sto più. Ricordatevi una cosa, che il SIC è sempre più reale di tutti, non me ne frega un cazzo di quello che pensa la gente. Io sto qua per fare lo show con i miei fan e non me ne frega un cazzo, sono il numero uno, ricordatevelo sempre tutti quanti. Ricordatevelo sempre, capito? Perché il SIC quando fa le cose le fa con umiltà, le fa con dignità, lo fa per stare con i suoi fan, per tenerli sempre vivi. Vivi! Vivi! Assiste, posso chiedere quanto ci abbiamo per la multa? Ragazzi, ho chiesto quando c'era per la multa e tempo necessario. Va bene. Va bene. Ci vuole un altro po' di vino. Siste, do il numero del Brasile in diretta intanto. Ragazzi, segnate il numero del Brasile.
Dai, segnate il numero del Brasile. Dobbiamo salire per segnarlo, se no non ve lo do. Eccolo qua. Eccolo qua. Numero del Brasile. Ah. La multa la prende per il sic. Per il sic la prende la multa. Picciotte di bed. Sono qua. King Kong è tornato. È tornato King Kong. Avete capito? Aspettate un attimo, adesso metto la maschera. Ok. Ok. Ah, siete lì, eh? Pensate che non ve lo do il numero di Brasile? Voglio la gente, perché se no non vi do un cazzo, porca troia. Il numero sta qua. Lo vedete il numero, sì? Lo vedete, eh? Adesso lo do in diretta. Qua davanti alla polizia, di che mi andasse a denunciare quel coglione di merda. Di che mi andasse a denunciare. Ma che pensi che c'ho la paura della denuncia del Brasile io? Vedete? Così mi credete coglioni? E ti faccio vedere io. Ti faccio vedere io se non do il numero del Brasile adesso. Appunto, ci abbiamo tanto ancora. C'è la multa. Ci abbiamo tanto? Io vi dichiaro perché stasera sono qua, almeno. Ve lo posso dichiarare? Io stasera sono qua per i miei fan. Sono qua per i miei fan. Per fare lo show con i miei fan. Ok? No. Non posso mettere la maschera, me la metto lo stesso. Eccomi! Eccomi! Ricordatevi che il zicchi Fabio Russo non si arrende mai. Non si arrende mai, ricordatevelo sempre, ricordatelo. Picciottelle. Capito? Sei cresciuta ragazzina, come faccio senza te? Sei cresciuta ragazzina. Non me ne frega un cazzo di quello che scrivete nei commenti. Io manco li vedo i commenti, quello che scrivete. Ah, litigate, sì, offendetemi. Offendetemi, criticatemi, fate come cazzo volete. Però ricordatevi che il zic è numero uno. Perché guardate per voi cosa fa stasera. Una pattuglia qua e una pattuglia là. E una qua. Scusate. Ragazzi, se urla ancora mi portano in questo. Come in quest'arma? Raga, mi vogliono portare in caserma. Come in caserma? Ragazzi, devo andare in questura. Mi sa che devo spegnere la diretta. Chi è? Chi è? Sentitemi, fa. Basta urlare. No, i fan dalla finestra, senti. Devi urlare, non devi urlare. Raga, praticamente devo andare in questura. Mi devono portare giù per gli accertamenti. Devo chiudere la diretta, ragazzi, tra un po', perché mi vogliono portare in questura. Guardate. Mi vogliono portare in questura. Guardate qua, vedete? Una qua e l'altra di là. Come se fosse un criminale. Io sono, non è che sono criminale, sono, sai chi sono? Io sono Don Corleone, con furore da Corleone. Capito? Basta urlare. Basta urlare. Raga, io devo andare, eh? Devo andare in questura, perché mi vogliono portare in questura. Ma perché devo andare in questura, appunto? Devo andare in questura. Ti devo salutare, raga. In questura devo andare. Purtroppo.